una norma esplicita in materia di concessione di garanzie fideiussorie ad enti società terze. Questa non è ovviamente una questione del regolamento, si fa riferimento alla norma vigente che è quella dell'articolo 307 del CUE. Norma assolutamente e completamente derogabile dall'ordinamento locale. La scelta proposta questa sera è a modo del vero, devo dire, condivisa da tutte le amministrazioni coinvolte nella terra acana, è di integrare il vigente regolamento comunale, meglio sarebbe forse modificare il vigente regolamento di contabilità comunale, con la proposta che avete ricevuto con il materiale del Consiglio dell'articolo 39 bis, che essenzialmente riprende i tratti fondamentali dell'articolo 207 del CUE, andando a derogare principalmente per quanto riguarda la durata della copertura fideiussoria. L'articolo 207 del CUE consente di dare delle garanzie nei limiti di 2 anni oltre l'entrata in esercizio dell'opera finanziata con il mutuo garantito, mentre si propone di derogare concedendo la garanzia per l'intero periodo di ammortamento del debito contratto. Devo dire che ho ricevuto contestualmente anche delle proposte di emendamento, quindi se il Presidente consente io commenterei direttamente anche la proposta ricevuta. Aggiungo solo che l'articolo 39 bis, così come è formulato, contiene anche esplicitamente alcune previsioni sia nel comma 6, nel comma 6 della proposta che è stata fatta, sia alcune previsioni circa l'iter per comporre la proposta di delibera per la garanzia, sia circa la documentazione che deve essere a disposizione dei consiglieri comunali al fine di prendere una chiara e consapevole decisione in tema della garanzia da concedere. La proposta di emendamento suggerisce di eliminare le istituzioni da essi dipendenti nel comma 1 e quindi restringere l'applicabilità del comma 1 dell'articolo 39 bis proposto alle sole aziende speciali, anche consortie, società di capitali di cui è direttamente socio il comune, e di eliminare integralmente il comma 2 che arriva ad altri soggetti la possibilità di finanziamento. Devo dire che nello spirito di collaborazione che si è contraddistinto questa maggioranza con la Giunta, eravamo informati come Giunta di queste indicazioni e pur non aver potuto provvedere immediatamente alla modifica del testo, dal nostro punto di vista sono assolutamente accettabili le modifiche dell'emendamento. Grazie. Allora, prima voteremo l'emendamento e poi voteremo il testo eventualmente emendato, tutto elettronico, tanto sono solo due voti, la presenza, diamo la luce verde, penso tutti, procediamo col voto dell'emendamento, la votazione è aperta, la votazione è chiusa, 14 favore, 6 contrari, 1 astenuto. Procediamo direttamente col voto del testo emendato, emendamento è stato approvato. Come? Sì, sì, però non dobbiamo fare la presenza un'altra volta, tanto dobbiamo registrare, nuova votazione, votiamo il testo emendato, la votazione è chiusa. Sono 14 favore, se contrario è approvato. Presidente, io in tutte le votazioni non sono stato registrato. Va bene, eventualmente il voto contrario, questo va a verbale, non vedo richiesta di dati di